Pompe di calore geotermiche, che cosa sono, come funzionano, quali sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi, dove ha senso, quanto costano? Beh, praticamente tutto quello che devi sapere su una pompa di calore geotermica te lo racconterò all'interno di questo video, quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo! Molto spesso nei commenti mi chiedete maggiori informazioni su prodotti un po' più di nicchia, come per l'appunto le pompe di calore geotermiche. Bene, ho quindi deciso di dedicare una serie di video a questo particolare prodotto e se non te lo vuoi perdere, ovviamente dovresti saperlo, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Anche perché mi accorgo che molto spesso quasi la metà di quelli che guardano i video non sono iscritti al canale, quindi iscriviti e clicca sul tasto mi piace. Come anticipato, questo sarà il primo di una serie di video dedicati al mondo delle pompe di calore geotermiche. Oggi vedremo le basi e nelle prossime settimane ti descriverò quelli che sono i nuovi sistemi in pompa di calore geotermica multisorgente e ti porterò direttamente in un cantiere a vedere pompe di calore multisorgente, a vedere come vengono fatte le sonde geotermiche, quali sono le fasi di un cantiere, grazie anche alla collaborazione con Airnet con cui stiamo seguendo questo cantiere in provincia di Alessandria. Ma bando alle ciance e vediamo subito di dare la definizione corretta di pompa di calore geotermica. Una pompa di calore geotermica è un sistema in grado di spostare il calore dalla terra, geotermia, all'ambiente domestico. Quindi no, non è la geotermia intesa in senso più ampio, no? Quella che viene utilizzata spesso in Toscana per alimentare centrali elettriche. Quella, la geotermia derivante dal calore del sottosuolo, dal calore vulcanico, è un sistema ovviamente molto più industriale. Noi parliamo della pompa di calore geotermica, quindi un sistema in grado di prelevare il calore presente all'interno del terreno, o meglio di sfruttare la caratteristica che il terreno rimane a temperatura costante, ok? Non è un terreno caldo, è una temperatura costante, 10, 12, 15 gradi a seconda delle zone ovviamente, e di prelevare quel calore per sfruttarlo all'interno dell'abitazione domestica. A differenza delle pompe di calore aria-acqua che prelevano il calore dall'aria esterna, quindi hanno bisogno di un ventolone e devono avere un'unità esterna all'esterno per definizione, le pompe di calore geotermica non hanno un'unità esterna, ma vanno a prelevare il calore dal terreno, quindi parliamo di sonde di pozzi. E già qua entra la prima differenza. Abbiamo tendenzialmente tre tipologie di unità esterne, di sonde geotermiche esterne. La prima è la geotermia per definizione, quindi sonde geotermiche verticali, sonde che vengono scavate, vanno in profondità circa 80-100 metri e sono a diretto contatto con il terreno. All'interno di queste sonde circola dell'acqua glicolata, dell'acqua che viene raffreddata dalla pompa di calore, mandata nel terreno, viene riscaldata per scambio termico col terreno stesso e ritorna in superficie alla centrale termica più calda di quando è scesa. La seconda tipologia di pompa di calore geotermica usa lo stesso meccanismo, ma la tubazione non è più verticale ma è orizzontale, quindi ho delle sonde che viaggiano a circa 2 metri di profondità che lavorano però sul piano orizzontale, quindi ho bisogno di molti più spazi. La terza tipologia di pompa di calore geotermica, anche se qua c'è l'asterisco, è quella con l'acqua di falda. Infatti spesso quando si parla di pompe di calore geotermiche ci si confonde con l'acqua di falda ed è un sistema diverso. Se nelle pompe di calore geotermiche con sonde verticali o sonde orizzontali ho un circuito chiuso dove passa dell'acqua glicolata al contatto col terreno, nelle pompe di calore geotermiche ad acqua, quindi acqua di falda, vado a prelevare l'acqua di falda, quindi un circuito aperto. Prendo l'acqua dalla falda acquifera, la porto all'interno della mia centrale termica, ci prelevo il calore e la rimando giù o la ributto all'esterno, quindi è un circuito aperto. Ci siamo, quindi c'è una distinzione, che a volte quando si parla di geotermia si parla di tutti questi tre esempi, in realtà abbiamo tre sistemi diversi. I primi due geotermici per definizione, l'altro è una pompa di calore acqua-acqua. Confusione è ovvia perché in tutti i casi mandiamo sempre dell'acqua, perché è l'acqua il fluido termovettore. Nelle pompe di calore aria-acqua spesso il fluido termovettore che ha il compito di prelevare il calore e cederlo all'acqua è un gas refrigerante, R410, R32, R454, R290, eccetera eccetera. E anche lì, se non te lo vuoi perdere, nelle prossime settimane farò un focus proprio sui gas refrigeranti, sulla normativa dei gas refrigeranti, sul fatto che è vero o non è vero che ci saranno dei gas messi al bando, quindi iscriviti. Tornando a noi, definite le sonde, che poi vedremo nel prossimo video, che abbiamo delle pompe di calore anche multisorgente che vanno a implementare, a sviluppare questa tecnologia qua. Abbiamo poi un'unità interna dove ho un compressore, un gas refrigerante che avrà il compito di prelevare il calore dell'acqua a
contatto col terreno, con la sorgente esterna o con l'acqua di falda, prelevare il calore e trasferirlo all'acqua degli impianti domestici. Questo è come funziona la pompa di calore geotermica. Quindi non sfruttiamo il calore della terra, ma sfruttiamo la caratteristica che la terra è a temperatura costante sotto i primi metri. Non ho bisogno di un'unità esterna, ma ho bisogno dell'acqua che circola interamente. Ho la mia unità interna, il mio compressore e i miei accumuli come una qualsiasi centrale termica. Anzi, a volte ho bisogno di accumuli sacrificali se la pompa di calore è una geotermica on off, ma ripeto, sono aspetti che vedremo nei prossimi video. Prima di vedere gli svantaggi, le criticità relative al discorso della geotermia, vediamo quali sono gli obiettivi vantaggi di un sistema geotermico. 1. Elevata efficienza energetica. Infatti i sistemi geotermici, avendo la temperatura costante del terreno, consumano sempre uguale, o meglio hanno un COP, un rendimento tra energia termica generata ed energia elettrica assorbita dal compressore, molto positivo. Se sulle pompe di calore aria-acqua siamo intorno ai 3,5, 4, 5, con picchi che raggiungono 6, 7 a seconda della temperatura esterna, perché il COP nelle pompe di calore aria-acqua dipende dalla temperatura dell'aria esterna, che viaggia dai 10 gradi ai meno 15, quindi c'è un dislivello importante. Con la geotermia, avendo una temperatura pressoché costante durante tutto l'anno, abbiamo un'efficienza costante molto più elevata, perché abbiamo sempre almeno 10-12 gradi, quindi COP di 6-7, quindi è molto efficiente. Per generare la stessa quantità di energia consuma molto meno. Questo si traduce di riflesso anche sul risparmio a livello di consumi, ma è un vantaggio collaterale. Secondo vantaggio oggettivo delle pompe di calore geotermiche è la durata, perché sono pompe di calore che davvero durano 30, 40, 50 anni. Sono investimenti sicuramente più importanti, ma hanno una durata nel tempo estremamente migliore rispetto agli altri prodotti. Rispetto a una caldaia a gas non c'è paragone, ma anche rispetto alle pompe di calore aria-acqua che durano 10, 15, 20 anni. Qua parliamo di 30, 40, 50 anni se il lavoro è fatto bene, se il prodotto è affidabile ovviamente. Quindi un'estrema durata, davvero, è il classico prodotto che lo monti oggi e poi te lo dimentichi. Terzo vantaggio è relativo alle grandi potenze. Infatti, più aumenta il fabbisogno dell'edificio, dell'abitazione, del condominio, dell'albergo, più con le pompe di calore tradizionali aria-acqua ho bisogno di ventoloni più grandi, quelli che a volte si trovano sopra i centri commerciali, no? E i macchinoni enormi con megaventole, rumorosi, grossi, ingombranti. Bene, con la geotermia non ho bisogno di tutto lo spazio esterno, non vado ad avere quell'ingombro, ma vado a sfruttare il terreno. Quindi sì, devo avere spazio sul terreno, ma posso andare a sfruttare le varie sonde. Quindi se è una pompa di calore aria-acqua, devo avere una portata d'acqua importante, devo avere una falda sorgiva, mentre sulle sonde verticali, sulle sonde orizzontali geotermiche, devo rispettare delle distanze, perché ovviamente se la sonda va giù, laddove vado a prelevare il calore deve scambiare, devo garantirgli un raggio di circa 2-3 metri di sicurezza tra una sonda e l'altra, quindi tra una sonda e l'altra ci sono almeno 4-5 metri. Idem per i campi orizzontali, ho una distanza da rispettare anche lì di almeno 2 metri tra un tubo e l'altro per evitare che si influenzi una vicenda, ma di base io, come ti documenterò su un piccolo albergo, su un bed and breakfast nel Monferrato, con un fabbisogno di 40-50 kW, non vado a mettere 3-4 pompe di calore in serie, ma metto una, due pompe di calore geotermiche all'interno del locale tecnico senza ingombrare l'esterno. Vado a fare delle sonde, sonde che me le dimenticherò, e vi lascio già qualche piccolo spoiler della trivellazione. Siamo arrivati a un aspetto fondamentale: le sonde sono state testate, come avete visto, quindi gli operai hanno provveduto a mettere in pressione la sonda, hanno verificato che tutto tiene, non ci siano perdite, e procederanno adesso con sigillare il tutto per proteggere prima della posa del collettore, che andrà a raccogliere l'acqua che scorrerà all'interno delle sonde geotermiche per condurlo all'interno della centrale termica. Ma sono sonde che mi dimentico, e quel terreno lì posso continuare a sfruttarlo. Ovvio, se vado sonde orizzontali non posso piantarci un frutteto, ci mancherebbe, ma ho un oggettivo vantaggio: laddove le dispersioni sono molto importanti, la geotermia inizia a diventare sempre il prodotto migliore. Come detto, da una parte abbiamo i vantaggi, dall'altra parte abbiamo oggettivi svantaggi. Numero uno, il costo. È un sistema, un prodotto che costa nettamente di più. Se la parte di pompe di calore costa 15, 20, 25 mila euro, quindi un buon 20, 30, 50% in più rispetto alle pompe di calore normali, ed è un costo comprensibile e anche giustificabile, quello che fa crescere tanto i costi sono le sonde, ok? La trivellazione del pozzo o le sonde verticali, perché hanno dei costi estremamente importanti. Parliamo che, per darti un riferimento, una sonda verticale di circa 80-100 metri, che ha una resa termica di circa 5 kW, costa circa 5.000 euro.
100 metri, 5 kW, 5.000 euro. Quindi se devo fare circa 35-40 kW di potenza, ho bisogno di mettere 6, 7, 8 sonde per le pompe di calore tradizionali. Prossimo video parleremo delle multisorgente che cambiano le carte in tavola. Ma comunque, 6 sonde a 5.000 euro sono 30.000 euro solo di sonde. Ovvio, è un investimento, dura molto di più nel tempo, a livello di consumi mi fa consumare meno rispetto ad avere due pompe di calore in serie, ma ho dei costi oggettivamente in partenza più alti che su residenziale non sempre sono giustificati. Sul piccolo alberghiero sono quasi sempre giustificati, anche perché mi permettono di fare spesso raffrescamento a costo zero con il free cooling, cosa che con le pompe di calore, con la climatizzazione tradizionale, devo spendere per rinfrescare, e gli alberghi d'estate vengono sfruttati tanto, quindi era un vantaggio che mi sono dimenticato. C'è questo vantaggio del free cooling, del raffrescamento, sono fenomenali, però sul residenziale, a meno che non parliamo di condomini, sulla piccola villetta mi sembra un po' esagerato, poi mai dire mai. Però per darvi un esempio, per quanto casa mia sia grande, parliamo di quasi 280 metri quadri, è ben isolata, ben performante, la geotermia non la sfrutterò e non la installerò, metterò una pompa di calore normale. Secondo svantaggio, l'installazione. Come avete già intravisto, come compare di nuovo qua un piccolo spezzone, per installare una sonda geotermica devo fare uno scavo. Per scendere giù di 100 metri ho una colonna di 100 metri di terra, larga 20-30 cm, che diventa fango perché ho bisogno dell'acqua per smaltire, e vado a immerdare tutto. Cioè letteralmente ho bisogno di spazi, devo sporcarmi, sporcherò parecchio, e l'installazione quindi non è facile. Se il pozzo ce l'ho già, ben venga, allora posso sfruttarlo, lì il tutto diventa molto più interessante. Ma se devo fare un pozzo, se devo fare delle sonde verticali o delle sonde orizzontali, devo fisicamente scavare, sbancare diversi metri cubi di terreno, quindi non è una cosa così fattibile sia per spazi che per disagi. Classica villettina in un villaggio di villette, capisci che se tu vuoi fare una sonda geotermica puoi farla liberissimo, ma forse tutto il quartiere rimane inondato di fango della tua lavorazione e ti rendi antipatico a tutto il quartiere perché hai dovuto fare una sonda geotermica. Quindi ripeto, ha dei vantaggi per i condomini, per le grandi realtà, per il piccolo alberghiero, ma a livello di installazione bisogna trovare le condizioni perché l'installazione non è semplicissima. Terzo e ultimo svantaggio è relativo alla burocrazia, perché intervenendo sulle acque di falda, perché intervenendo come scavi, non scavi, l'iter burocratico, e dentro la burocrazia c'è butto dentro anche la progettazione, le verifiche geologiche, i permessi e tutto il resto, è estremamente più complesso. Va da sé, su un condominio, su un piccolo albergo, su un bed and breakfast che sta facendo investimenti, sono tutti costi che hanno un senso, si ripagano, giustificano il tutto. Sul residenziale capisci che possono partire 6 mesi di tempo solo per verifiche non verifiche, check non check, il geologo e l'acqua di falda, e aspetta perché l'acqua di falda è inquinata. Ogni provincia, ogni regione c'è una normativa diversa sullo smaltimento dell'acqua di falda, la puoi prendere o non la puoi prendere, l'acqua di falda è una falda sorgiva? Perché se poi finisce l'acqua di falda c'è un periodo di siccità come lo scorso inverno, stai al freddo? Ci sono tante verifiche da fare in più, è una lavorazione più complessa e questo è oggettivamente uno svantaggio. Pensavo di concludere il video spiegandovi quali erano i campi di applicazione, le modalità di utilizzo, dove ha senso e dove non ha senso, ma mi sono accorto che mentre registravo vi ho già raccontato a grandi linee. Cioè sul residenziale può aver senso se è un grande residenziale, se hai tanti soldi e vuoi fare una casa a impatto zero, vuoi investire oggi per evitare di spendere tanto in futuro per i prossimi 30 anni, 40 anni. Diventa il prodotto giusto spesso per strutture tanto grandi, piccoli condomini, bifamiliari, trifamiliari, bed and breakfast o condomini o centri commerciali, delle volte si fanno degli interi centri commerciali. Va da sé che bisogna verificare gli spazi, gli ingombri, soprattutto all'esterno, ed essere disposti a tirare fuori due soldini, perché oggettivamente costa di più. Questa era la macro presentazione delle pompe di calore geotermiche. Nelle prossime settimane ti racconterò, ti spiegherò la geotermia 2.0, no? Le nuove pompe di calore geotermiche multisorgente, che possono essere davvero interessanti. Ti documenterò un'installazione su un condominio di una pompa di calore geotermica e ti racconterò parallelamente anche l'avanzamento di un cantiere con una pompa di calore geotermica nel Monferrato, nella classica struttura da Monferrato, quindi abitazione mista bed and breakfast, laddove ovviamente il tutto diventa molto interessante. Quindi se non ti vuoi perdere questi contenuti, iscriviti al canale, attiva la campanellina, lascia un bel mi piace se questi contenuti di Focus sono per te interessanti, sono curioso di leggerti nei commenti, e niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!